sono tre luoghi a Firenze che documentano la vicinanza tra Galileo Galilei e Vincenzo Viviani. E il primo è proprio questo, Villa al Gioiello, dove ci troviamo, dove i due vissero fino al 1642, anno della morte di Galilei. Qui il giovane, giovanissimo Vincenzo Viviani fu il lettore di Galileo, fu il suo segretario, fu il suo ultimo discepolo, come lui stesso amava riconoscersi. E direi di più, Viviani fu gli occhi stessi di Galileo. Il secondo è Palazzo Viviani in via Sant'Antonino, che Viviani fece decorare per rendere omaggio al maestro e celebrare la nuova scienza. Infatti Viviani fece porre un busto di Galilei sul portale d'ingresso e ai due lati, in due grandi cartigli, da cui Palazzo dei Cartelloni, fece incidere un sunto della vita e delle opere del maestro. Il terzo punto è quella tomba monumentale in Santa Croce che Viviani avrebbe voluto realizzare per il maestro, ma che fu realizzata soltanto nel 1737 e lì vennero traslati i resti di Vincenzo Viviani e di Galileo Galilei insieme in un unico sarcofago, proprio a voler sottolineare il rapporto filiale che li legava. Ora, oggi ricostruire questo filo rosso attraverso i libri che furono di Viviani e prima, in alcuni casi, anche di Galileo, che furono da loro studiati, letti, approfonditi, commentati, interiorizzati, è un'operazione che dà veramente un valore e uno spessore diverso a quella che fu un'esperienza umana e scientifica nello stesso tempo e documenta una relazione che va al di là del rapporto tra didascalos e mathetes, tra maestro e allievo, per superare anche i termini stessi della vita e consegnare questo rapporto alla memoria nel grande sarcofago di Santa Croce sotto le statue di astronomia e geometria. Nel censire le donazioni pervenute all'ospedale di Santa Maria Nuova nel corso dei secoli da parte di illustri personaggi, lo Zannetti per dirne uno, e oggi conservate presso la Biblioteca Biomedica dell'Università di Firenze, con le colleghe che si occupano del fondo antico abbiamo sempre avuto un cruccio. Ma dove è finita la donazione libraria di Vincenzo Viviani? Perché tutti sanno che Vincenzo Viviani ha lasciato la sua biblioteca privata all'ospedale. Poi si sa anche che alcuni di questi libri sono stati venduti subito, che altri sono stati trasferiti in altre istituzioni culturali fiorentini per scambio. Tuttavia si è sempre sospettato che qualche volume fosse rimasto alla biblioteca. Però se ne erano perse le tracce, addirittura già dalla fine dell'Ottocento, stando a quello che scrive l'allora bibliotecario Ottavio Andreucci. D'altra parte, però, ogni tanto ci passavano per le mani dei volumi antichi del Cinquecento, inizio Seicento, che riportavano un monogramma, che riportavano una sorta di V doppio scritto a matita sul frontespizio o sulle carte di guardia anteriori. E un giorno mi è venuta un'intuizione, cioè che si trattasse in realtà di due V incrociate e che fossero le iniziali di Vincenzo Viviani. Allora ho cominciato una ricerca, ho approfondito, sono andata all'Archivio di Stato tante volte, alla Biblioteca Nazionale Centrale, ho confrontato, ho letto documenti e in effetti è emerso con una certezza, direi, che gli oltre 100 volumi che la Biblioteca Biomedica possiede, in cui è riportato questo monogramma, appartenevano a Vincenzo Viviani. Digitalizzare e soprattutto pubblicare in rete i volumi appartenuti alla libreria privata di Vincenzo Viviani hanno rappresentato un contributo fondamentale alla divulgazione e alla fruizione dei risultati di questa importante scoperta. Infatti, la digitalizzazione e la messa a disposizione delle risorse digitalizzate
costituiscono sempre un valore aggiunto alla valorizzazione dei fondi storici delle nostre biblioteche, perché abbattono le barriere che spesso isolano o, come in questo caso, dividono oggetti preziosi non solo per studiosi e appassionati, ma anche per la diffusione della cultura e della storia del nostro paese. 114 volumi sono stati digitalizzati integralmente e sono accessibili liberamente dalla pagina web di Impronte Digitali, la collezione digitalizzata del sistema bibliotecario dell'Università di Firenze. La nuova collezione, Vincenzo Viviani, l'ultimo discepolo di Galileo Galilei, ricostruisce virtualmente, anche se parzialmente, la libreria privata dello scienziato fiorentino. I volumi sono stati digitalizzati nei locali della biblioteca biomedica da personale bibliotecario utilizzando lo scanner planetario, strumento particolarmente adatto alla digitalizzazione e manipolazione di oggetti di pregio. Le risorse digitalizzate sono accessibili dal catalogo in linea del sistema bibliotecario e dalle piattaforme nazionali di Internet Culturale e di Cultura Italia.